Sono reduce dalla fine di questo lavoro della guida arrampicare in Svizzera per Versante Sud, dopo 2 anni passati a scrivere e molti di più a scalare, a visitare, perché alla fine in Svizzera per me è un posto vicino di casa e ci scalo veramente da tanti anni. Ho cercato di raccogliere un po' tutte le informazioni sulle vie, sui posti che avevo visitato e presentarle nel modo che fosse migliore possibile per un ripetitore, per una qualsiasi persona che vuole andare a scalare in questi posti in Svizzera. Una guida che contiene tutte, una selezione di pareti e falesie della Svizzera, di tutta la Svizzera, eccezione del Canton Ticino, perché già in un'altra guida, nonostante anche nel Canton Ticino ci scali molto, ma già in un'altra guida. E quindi diciamo, questo è stato comunque un bel traguardo, un bel lavoro, la mia prima guida, e adesso è già fuori da un mese. Vediamo come andrà, spero di non aver scritto cagate. Speriamo. Però io ho fatto del mio meglio, poi vediamo. La difficoltà è che una guida come questa, che comprende un territorio geografico molto ampio, devi raccogliere veramente tante informazioni diverse, quindi non sei limitato a un'area geografica, per cui è relativamente facile presentare tutte le informazioni qua. Devi andare in tutti i posti, devi stare attento anche a tutti gli avvicinamenti, a tutte le vie, tutti i tracciati, e c'è veramente tanto lavoro dietro perché il volume banalmente è elevato. Questa è stata la mia difficoltà maggiore. La selezione sono un po' i gusti personali e i posti anche, ci sono sia posti nuovi che posti più famosi come Venden e Ratigon, che sono anche quelli dove ho scalato di più, che falesi, insomma tutti i posti che ho girato e ritenevo più meritevoli. Non è assolutamente basata sulla difficoltà, quindi non è che ci sono solo posti difficili, c'è anche tanta roba adatta un po' a tutti, plaisir anche per chi vuole più godersi la montagna, l'ambiente, e quindi dal facile al difficile. Mama say, Mama say.